tante volte davanti all'abbondanza della grazia di Dio, davanti ai prodigi del Signore, davanti alla sua meravigliosa parola, ci siamo soffermati un attimo e forse abbiamo riflettuto sulla nostra condizione, su quanto siamo limitati, su quanto i nostri pensieri, i nostri ragionamenti, le nostre vedute siano molto più basse di quelle di Dio. Ma il Signore invece ha permesso che noi, piuttosto che deviare la prova, il momento di dolore, lo attraversassimo. Dio ci chiede di attraversare perché ha un piano per noi. E dobbiamo ammetterlo, quante volte ci siamo ritrovati in questa situazione. Dio è vicino a quelli che lo cercano. Dio non ci lascia e non ci abbandona. Dio sa molto bene. In questo Egli è precisissimo. Io so i pensieri che medito per voi. Non sono pensieri di male. Come a volte può sembrare a qualcuno che sta attraversando un momento di grande disagio, ma sono pensieri di bene per voi. Io voglio darvi un futuro, un avvenire. La croce ci parla di questo, di un Dio che ha pensieri più alti, di un Dio che ci sbalordisce sempre, di un Dio che si rivela quale grande Dio è, con una infinita saggezza e un'infinita intelligenza, così come dice un salmo. E ancora oggi Egli ci dice che i Suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Forse tu stai mettendo in scatola un Dio che è più grande di quello che la tua mente stessa possa mai immaginare, che la nostra vita stessa possa capire, comprendere. Dio sa quello che fa, anche se non lo capisco, anche se non lo so decifrare, ma io so che Dio ha i pensieri più alti dei miei, e il suo pensiero è quello di portarmi alla salvezza e alla salvezza eterna. Non ci permettiamo di dire a Dio quello che Dio deve fare, come lo deve fare e quando lo deve fare. Egli è il meraviglioso. Egli è più grande di noi.